Per l'ultima, davanti al proprio pubblico, il Chieti riceve il Trastevere premiato dal Comitato per il Centenario con una targa all'ex calciatore e dirigente neroverde Alessandro Battisti. Chieti in campo con Pietrantonio, Aquilanti e consorte in difesa sulle fasce di Mino e Siragusa, a centrocampo Mele, Mariani e Verna, quest'ultimo subito pericoloso fermato da Emanuele Semprini, mentre nel reparto avanzato Fabrizi in coppia con Orlando. Trastevere con Corsetti, punto di riferimento avanzato, ma è di Macri il primo tentativo ad opera degli Amaranto Celeste nell'occasione con un completo bianco, ma il Chieti accelera qui con Mariani, ancora palla buona per Verna che non colpisce con la giusta convinzione, la sua è una chance clamorosa non sfruttata, parziale che non cambia. Inizia lo show di Emanuele Semprini, qui determinante su Francesco Mele, tra i migliori nel primo tempo con Fabrizi, il quale vuole il 16° gol in campionato senza però riuscirvi perché Semprini è un muro. Il Chieti intraprendente, pericoloso sui calci d'angolo, qui si accende una mischia rugbistica, si anima la partita, Gabriele Sacchi prova a sedare un accenno di rissa, deve anche estrarre qualche cartellino, ma il Chieti insiste e altro prodigio ad opera di Emanuele Semprini, Trastevere che si salva come può, in difficoltà nel primo tempo ma in fase di ripartenza può risultare letale la squadra guidata da Mauro Mazza. 0-0 all'intervallo, un buon Chieti contro i capitolini nella prima frazione di gioco. È ripresa sulla falsa riga del primo tempo con il Chieti che attacca, Trastevere in affanno ma che in ripartenza punisce con l'incursione di Macri, palla buona per Crescenzo che trova l'1-0, decimo gol in campionato per lui, capocannoniere della squadra capitolina, ma dura poco il vantaggio laziale perché è Wasni, appena entrato in luogo di Orlando, con una bordata in fila Emanuele Semprini, stavolta cade il muro del Trastevere, Chieti che pareggia con El Wasni, e a questo punto Lucarelli pregusta il sorpasso, fioccano le occasioni per i neroverdi, qui anche sfortunato con la traversa di Mele, doppia occasione per il Chieti che adesso cinge d'assedio il Trastevere, ed è ancora Bruno El Wasni a trovare il gol sotto la curva Volpi che viene giù, ribaltato il Trastevere, Chieti sul 2-1. In questo momento la squadra sarebbe salva, ma questo gol splendido da parte di Proia gela lo stadio Angelini in pieno recupero per il Chieti. Non c'è ancora, nonostante una delle migliori prove stagionali, l'aritmetica salvezza che i neroverdi proveranno comunque a conquistare a Recanati. Allora mister, quanto rammarico c'è perché fino al 91esimo avevate acquisito la salvezza proprio davanti al vostro pubblico? C'è rammarico, però deve svanire subito, perché poi bisogna rimanere con i piedi per terra, e sì, oggi ci si può pensare a questa cosa, ma da martedì bisogna lavorare per fare l'ultimo sforzo, l'ultimo passo, gli ultimi metri sono quelli più difficili. E noi evidentemente quest'anno ce la dobbiamo sudare veramente in questa maniera, e quindi dobbiamo accettare, essere bravi, intelligenti, a lavorare, stando sì, avendo un po' di apprensione, perché sia un'apprensione però positiva che ci faccia stare solo concentrati. Tra l'altro in una delle partite più belle davanti al vostro pubblico avete creato tantissime occasioni oggi. Sì, poi eravamo andati anche in svantaggio, forse se l'avessimo fatto noi prima il gol, però poi alla fine siamo stati bravi, dai, a ribaltare. C'è stato purtroppo un errore generale un po' di squadra alla fine, è un bel gol anche loro, e quindi dobbiamo accettare, adesso è inutile recriminare. Credo che sia stata una bella partita giocata su un ritmo interessante, e sì, forse abbiamo fatto sicuramente meglio il primo tempo, una partita secondo me divertente con diverse occasioni anche potenziali per entrambe le squadre. Diciamo che i ragazzi ce l'hanno messa tutta, volevano uscire con un risultato positivo, e a volte quando ci credi fino alla fine è giusto che il risultato ti premia. Mister, manca ancora una giornata, però un parziale bilancio si può già fare? Sì, bilancio credo che sia ampiamente positivo, è sotto gli occhi di tutti che abbiamo fatto 33 giornate tra primo e secondo posto, davanti abbiamo avuto una squadra recanatese che ha dimostrato di essere più forte, però diciamo che in questo girone molto complicato dove ci sono piazze importanti tra le quali anche il Chieti, credo che noi ci siamo comportati alla grande, i ragazzi ce l'hanno messa veramente tutta, hanno dimostrato anche di avere delle qualità, e ripeto, credo che c'erano squadre che erano molto più attrezzate di noi.